Cari cittadini, salve a tutti. Sono qui con l'amico e alleato Nicola Tagliaferro e stavamo discutendo e ci stavamo confrontando un attimo sugli eventi politici degli ultimi giorni nella nostra città, nella città di Maddaloni. E soprattutto lo facciamo a liste presentate ormai per le imminenti elezioni amministrative dell'11 giugno. Devo dirvi la verità, dobbiamo dirvi la verità, siamo da cittadini maddalonesi impegnati in queste elezioni amministrative, siamo un po' nauseati da quello che stiamo vedendo che accade attorno a noi. Assistiamo non solo alla transumanza politica da un posto all'altro, e già questo la potrebbe dire lunga su come stanno andando avanti i fatti delle ultime settimane. Ma soprattutto ci sentiamo come cittadini avviliti rispetto al fatto che leggiamo di presunti candidati al Consiglio Comunale che sono stati però ricusati dagli organi preposti perché appunto giuridicamente parlando incandidabili. E questa cosa è davvero triste per la città di Maddaloni, questa cosa è davvero brutta per la città di Maddaloni e sta a testimoniare che c'è un malessere sociale in questa città. E allora io invito veramente i cittadini maddalonesi a ribellarsi, a prendere in considerazione anche un altro fatto: non ci sono solo candidature giuridicamente improponibili, ma ci sono ancora candidature dal punto di vista morale, improponibili dal punto di vista sociale, che non possono essere tollerate dai ben pensanti di questa città. Beh, io in effetti posso aggiungere poco, nel senso che sono d'accordo sul fatto che la commissione elettorale ha escluso delle cause, per cause oggettive alcuni, diciamo, candidati. Dal punto di vista umano ci dispiace per questi cittadini che sono stati messi alla berlina, diciamo chiaramente, da chi li ha candidati. Perché un sindaco che candida un cittadino dovrebbe sapere quali sono i requisiti per la candidabilità. Quindi il sindaco è caduto fortemente in errore e io avrei paura di essere amministrato da un sindaco che fa errori del genere. Quindi posso aggiungere veramente ben poco. Spero solo che i maddaloni siano indignati di questo tipo di comportamento. Spero che non ci troveremo mai più in questa situazione e che sappiano vedere le differenze tra chi ha fatto una selezione preventiva sulle qualità e sulla moralità dei candidati e chi invece ha fatto veramente un fritto misto e a prescindere dalle caratteristiche e dalle qualità umane dei candidati stessi. Io a questo punto mi interrogo e chiedo ai cittadini maddalonesi, ma non vi indignate rispetto a questo quadro, a questo scenario e soprattutto non vi indignate rispetto anche ad altre candidature che sono, moralmente parlando, borderline, se non di più, sono pericolose, sono socialmente parlando improponibili, che riguardano praticamente determinate zone ombre di questa città, zone che praticamente non hanno nulla a che fare con le persone per bene, con i ben pensanti. Ma non vi indignate, cari cittadini maddalonesi. Se li votate sulla base dei programmi politici, bene, fatelo, ma se li votate con il cosiddetto gioco del non vedo, non sento e non parlo, voi, cari cittadini maddalonesi, non avrete mai la mia stima. E allora io mi rivolgo ai cittadini maddalonesi che ragioneranno liberamente, ma ribellatevi, ribellate le vostre coscienze. Maddaloni è una città morta e basta con questi giochetti. Indignatevi e fatelo adesso perché ora è il momento, dopo non ci sarà più tempo.